Nelle ore immediatamente successive ai fatti di Milano è venuto in evidenza il tema della prevenzione. Vorrei essere molto esplicito. L'azione preventiva è stata svolta ad ampio raggio e con largo anticipo rispetto alla manifestazione del 1° maggio. Le preoccupazioni per l'evento inaugurale di Expo trovavano il loro preciso riferimento anche nel valore altamente simbolico che la frastagliata galassia del mondo antagonista ha finito con l'assegnare alla rassegna internazionale di Milano. L'attività di analisi e di intelligence si è indirizzata dunque verso questo particolare ambito, mettendo sotto osservazione l'area dell'antagonismo italiano e i diversi circuiti dell'estremismo che si erano mobilitati in modo capillare nella fase di avvicinamento all'evento milanese. Gli elementi più pericolosi sono stati immediatamente individuati negli appartenenti alla componente anarco-insurrezionalista. È noto che si tratta di un movimento che non è confinato all'Italia, ma che interessa anche altri paesi europei, risultando presente e particolarmente attivo in Francia, Spagna, Germania e Grecia. È stato quindi avviato un intenso scambio informativo con i collaterali organismi stranieri di polizia e con i circuiti Interpol ed Europol, in maniera da acquisire un quadro completo circa la partecipazione di gruppi antagonisti esteri e la loro consistenza.